Siamo a Fano all'inaugurazione dell'associazione culturale Il Sentiero dell'Anima. Qui con noi c'è Deborah Vallera, in arte Aresù, clown Aresù. E condurrai un corso. Di che corso si tratta? Allora, è un clown sono io. È un corso, allora, che ho deciso di chiamare Vivere in positivo con la terapia del sorriso. E diciamo che è un corso aperto a tutti, innanzitutto dai grandi ai bambini, che vorrebbe umilmente insegnare che quello che noi abbiamo dentro poi ce lo ritroviamo al di fuori. Questo che cosa vuol dire? Che cambiando i nostri pensieri e svegliandoci con il sorriso la mattina si può cambiare tutta la giornata e anche la nostra vita. Allora, come agirò? Agirò innanzitutto con allenamenti, con meditazioni, con giochi e tanto tanto parlare e tanto tanto sorridere. È un corso da provare, perché detto così non rende l'idea, però alla fine del corso sicuramente saranno tutti più felici e affronteranno la vita con più determinazione e ed eliminando tutti quei pensieri negativi che ci sbarrano un po' le porte per quello che vogliamo realizzare. Quindi ridere, sorridere, ormai sì, è comprovato che fa bene, e quindi questo corso ci aiuterà un pochettino in questo percorso? Sì, anche perché, diciamo così, io sono un clown e sono un clown di corsia, quindi nel mio corso porterò anche e soprattutto la mia esperienza, sia di Deborah sia di Aresù. Noi come clown andiamo negli ospedali, quindi ci rapportiamo frequentemente con la malattia e sappiamo benissimo l'importanza di un sorriso, che non sono solo delle parole, ma è proprio uno stile di vita. Ecco, io vorrei, dicevo prima, con molta umiltà e molto molto amore, mettere a conoscenza di tutte quelle armi, diciamo tra virgolette, le persone, e in modo da fargli vivere una vita felice. Una piccola, come posso dire, vorrei essere una piccola pillola. Ecco, pensando a me vorrei che le persone fossero un po' più felici, pensando a bene, oggi vado al corso del clown Aresù o al corso di Deborah e facessero un grande sorriso, e quella è una grande soddisfazione, perché come clown noi siamo missionari di gioia. Grazie mille per il suo intervento, è stata proprio esplicita e comica. Funziono, venite!